Io non voglio dire questo, ma più semplicemente ti vorrei ricordare che Roberta si è comportata male. Che cosa può aver fatto una bimba così piccola e così dolce? Non è affatto piccola e ha parlato male di Delfina. Non glielo permetto, anche se noi non stiamo insieme. Momentaneamente. Riguardo a te, vorrei ricordarti che bisogna avere molta pazienza e comprensione con i ragazzi. Non importa cosa dicono o fanno. Lei che mi ha fatto uscire dai gangheri. Mi dispiace molto, Federico. Mi sono innervosita per i suoi commenti sulla mia Delfina, che sta soffrendo tanto. La mia bambina. Delfina te ne ha parlato? Si è confidata? No. No. È che quando Delfina soffre o sta male, si tiene tutto dentro. Ma io invece mi rendo conto subito che la poverina sta malissimo. Va bene. Dato che lei mi ha già rimproverata abbastanza, io adesso me ne andrei. Sì, sarà meglio. Perché ha chiuso la porta? Non so, ma... Io vado a dormire. È stata una lunga giornata. Sì, caro, vai pure. Razza di maleducata. Verduraia. Mi dice che cosa ha contro di me o vuole continuare ad urlare come un ossesso? Il problema è che tu non mi aiuti a porre dei limiti, un freno ai ragazzi di questa casa. Sei una selvaggia, un'impertinente, un'eterna contestatrice. Dica la verità, che cosa vuole? Che me ne vada? Io questo non l'ho detto a Florence. Allora vuole che resti? La verità è che a volte non sono sicuro. Io non lo so, ma che cosa vuole? Io voglio da te. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Me lo dica di nuovo. Ma non mi ascolti quando parlo? Me lo dica di nuovo, per favore. Io voglio da te ordine e disciplina per far funzionare questa casa. No. Sì. Oh, no. Sì, Florencia, io so che tu vuoi bene ai bambini quanto me. Ma quello che va bene per te non sempre va bene per me. Siamo molto diversi. Sì, abbastanza. Che succede con questo tè? Eccomi, signora. 7 minuti di ritardo, stupida! Ti caccio fuori a calci, ti sbatto per strada, disgraziata. Tu disonori il mio palazzo reale. No, la prego, signora, non lo faccia. Non potrei stare un secondo lontana dal mio lavoro. Che schifo, è salato. Mi perdoni, è tutta colpa mia. Sono le mie lacrime. Lacrime di cosa? Andiamo, fammi il favore. Sono lacrime di amore per il mio adorato principe Federico. Se lui non mi amasse più, io sarei capace di fare qualsiasi cosa. Vorresti farmi credere che hai dei sentimenti? Sei una nullità, smettila di recitare, hai capito? Non sto recitando, sono davvero capace di fare qualsiasi cosa, anche di morire. La mia vita non ha senso senza Federico. Andiamo, non fammi ridere. Oh, no, la prego, signora. La prego, non signora. Mi seguire. Mi scusi, tante. Lasciami. No! Com'ero cattiva, che orrore. Oh, no, povera Delfina. No, lei non ha la colpa di nulla. Quello che voglio davvero è che Federico sia felice. E lui sarà felice solamente se starà con lei. My music, liblisti, still nacht. Guten Morgen, Greta. Ah, buongiorno, Herr Federico. Greta, per favore, oggi dovresti accompagnare Nicolas e Maya a scuola. Nein, Herr Federico. A bambini grandi non piacere che io, Greta, accompagnare loro in scuola. Perché no? Beh, per la mia parlata. Ma che ci pensi, Pedro, allora? Tu, per favore, occupati di Martin e Thomas. Ma come non, Florencia? Florencia ha una pericolosa tendenza a creare danni, quindi, per favore, accompagnali tu. Ja, Herr Federica, subito. Oh, signore, ecco il prezzemolo fresco. Molto bene, grazie mille. E sai, Antonio, la cena di stasera per me è molto importante. Oh, sì, non si preoccupi. E poi come secondo ci saranno sogliola alla prussiana. Un piatto squisito, signore. Perfetto, dobbiamo trattare gli ospiti come dei re. Sono molto, sì, molto importanti per la mia società, ok? Bene. E quindi non voglio che succeda nulla stasera. Flor, che cos'è che non va? No, è la vita, Antonio, è la vita. Che
Federico mi tratta come un idiota. Beh, devi sopportare un po' fin quando ma gli passa, solo questo. Ma solo per poco. Non so perché sei venuta, ma quelle di cui ti ho parlato sono anche più cattive di prima. Davvero? Sì, te lo giuro, hanno due facce che trasudano perfidia, non so come faremo a cavarcela. Che succede? Ma di chi parlate? Di Bea Agustina, le bulle numero uno della scuola. Io ho perso un netto per la paura, ti rendi conto? Un la netto, volete capisci? Smettere con questa storia assurda? Maya mi ha raccontato. Non è per niente assurda, è tutto vero. Non insistere, Valentina, perché non è la prima volta che voi due vi mettete d'accordo per inventarvi una bugia. Oh, non lo sopporto. Ciao, ma guarda chi c'è, eh? Ah, c'è una cosa che non sai, è venuta con l'autista. Me la dici una cosa, tesoro, la guardia del corpo ce l'hai? Te lo chiedo perché ti sarebbe utile. Ma che vi abbiamo fatto? Perché non ci lasciate in pace? Ma sì, sì, stai tranquilla, vedrai che ti lasceremo in pace, sì, nella pace del cimitero. Che cosa vi abbiamo fatto? Il fatto è che voi due siete delle ragazze molto cattive e noi invece siamo molto brave. Non possiamo sopportare questo tipo di gente. Ecco fatto, siete segnate. Segnate. Sì, lo so già che quella non è la ragazza. Solo non capisco perché Titina sia andata a visitarla. Dimmi una cosa, Eugenio. Quanti anni ha la bastardina? Ah, 19. Fermati, aspetta. No, non ho detto a te, Eugenio. Ti richiamo dopo. No, è impossibile. Questa non ha un minimo di classe. Nemmeno per essere la figlia bastarda del mio defunto Saint-Jean. Ah, no. Ma che cosa vuole da me? Ma che cosa fai lì immobile? Perché non te ne vai a lavorare? Sicuramente avrai moltissime cose da fare in questa casa. Sì, certo che ho molto lavoro. Prenditi dei calmanti, strega. Quello che mi fa impazzire è che fanno le prove di fronte ai grandi e ai ragazzi. Si credono delle signore, invece sono delle arpie. Beh, è quello che io ho detto a tutti, ma nessuno mi crede. Se ne accorgeranno, vedrai. Qui le cose andavano benissimo. Poi abbiamo incontrato quelle due. Già, la brutta e la scema. Mi sta prendendo un crampo allo stomaco. Ti ho detto che sei brutta. No, no, tu sei la brutta e la scema è lei. No, no, dai, non stanno a sentire. Ma che cosa vuoi fare? Perché ci rompete? Chiami qualcuno in aiuto. No, io non voglio chiamare nessuno. Ehi! Perché continui a tormentarla? Si può sapere che sta succedendo? È che queste due continuano a dirmi che io sono brutta. Che cosa? Sì, e a me hanno detto che sono scema e poi volevano picchiarla. No, 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 non ci tormentano, ci minacciano. Basta, Fritzenwalder, ne ho abbastanza di te. Avrai un altro richiamo. Io le odio. Damian, posso parlare con te? Che cosa c'è? Perché non hai voluto tenere la batteria? Guarda che io te l'ho regalata con tanto affetto. Ah sì? Con tanto affetto? Sì. E perché? Perché tu sei il figlio di Raoul. E mi ricordi tanto lui, quando lui era giovane. Era l'epoca delle illusioni. E dei grandi sogni. Andiamo, accettala, per favore. Lo farai? Ha telefonato qualcuno? No, signore. Ok. Senta, vorrei parlare con lei un momento, ma non si arrabbi. Lei sicuramente era nervoso per il litigio con Delfina. Delfina a sua volta era nervosa. E così il nervosismo dell'una e dell'altra si sono sommati. Cioè, un disastro. Non riesco proprio a capire che cosa mi vuoi dire. Voglio dire che quando lei era in Germania e parlava di affari, di lavoro, alla signorina Delfina è morto il papà e perciò bisogna comprenderla. Quella è stata una cosa che avrebbe stressato chiunque. Sì. Vado. Bata, ciao, come stai? Bene, bene. Bene? Sì. Non prendiamo l'abitudine di venire a trovare Florenza, soprattutto mentre lavora. Non sono qui per lei. Federico, guarda che Damiano è venuto qui con me perché deve ritirare quella batteria. Ma ora stai a sentire, vorrei avere una spiegazione. Si può sapere perché tanto interesse per il ragazzo di Florenza? Ma ti sei venduto, Bata? No. No, come venduto? Perché? Come lo spiegherai a tua madre ora? Flor, ascolta, è la batteria che desideravo, che ho sempre sognato. A parte il fatto che mio padre ha il diritto di stare con chi vuole, non credi sia abbastanza grande? Ma quella donna è una strega, però mi ha regalato una batteria! Beh, perché non accorciamo i tempi e non vai a prendere nella mia ex stanza lo strumento che ti è stato regalato? Sì, sì, certo, Federico. Andiamo subito a prenderlo. Andate. Dai, vieni con me, Bata. Su, avanti. Seguimi. Con le due malefiche. Visto? Vanno a fare acquisti da faccia solo per torturare adesso, Maya. Basta, ora la potete smettere con queste paranoie?
Si sono messe a fare insinuazioni su di me. Ti hanno parlato male di me, quelle due? Chi? Delle due streghe appena andate via. Faccia, non farci caso. Maya e Valentina pensano che quelle due ragazze le odino. Ma così è la verità. Andiamo, amore, non essere paranoica. Non puoi essere gelosa di Io ogni cliente che Io non sono gelosa. Quelle due ci rendono la vita impossibile. Ma le hai guardate bene. Erano due brave ragazze. Bene, così tu non mi credi? Ehi. Lasciami stare. Vado a cercare Ora qualcuno che ci aiuti. Ora dobbiamo andare a casa. Ho promesso a Federico che ti ci avrei portato dopo scuola. No, non ci credo. Tu non mi vuoi bene. Maya, non è così. Fai come ti dico. Poi ti aiuterò in tutto quello che vuoi. Ma prima dobbiamo comportarci bene e far vedere che obbediamo agli ordini. Andiamo. No! Non so più cosa fare per liberarci di quelle due odiose che ci tormentano. Io non ne posso più, te lo giuro.